cellulari spenti o silenziosi, grazie. Buongiorno mister. Buongiorno. Comincio con chiedermi se, vista la classifica che si è delineata, domani è ancora più una sfida jolly come la definita lei, e come si affronta, come deve affrontare il giro questo prima? No, classifica non è tanto importante in questo momento, cioè la voglio affrontare bene, no? Con giusta umiltà, ma anche con l'idea di poterle fare male. Cioè, sempre nella conferenza post partita di Udinese, in mezzo al campo, su una posizione di santo importante, quando l'ha visto stanco lo ha tolto dal campo. Domani ci sarà con noi sulla zona, c'è qualche elemento avvantaggiato sugli altri? No, devo vedere ancora oggi, che ieri hanno fatto recupero, oggi ci alleniamo un po' e proviamo qualche soluzione. Buongiorno mister, come si può parlare questo Milan che ha dimostrato di essere tutt'altro che vulnerabile ma che guarda un risultato positivo? No, squadra forte che secondo me è partita molto bene, poi ho avuto un calo, adesso ha fatto grande partita contro Samp, grandi giocatori, ha cambiato modulo, cioè, ogni squadra, cioè, li puoi far male, sicuramente quando giochi contro i grandi è un po' più difficile, specialmente se giochi a casa loro. Cosa portarsi dalla sfida contro Udinese? Se non fa così niente nel microfono, non vale la pena. Quando grazie. Dicevo, cosa portarsi dalla sfida contro Udinese per il campo a San Siro? Quasi tutto, perché la partita mi è piaciuta molto, per 55 minuti diciamo tutto quello che abbiamo preparato abbiamo fatto, magari potevamo fare qualche gol in più, abbiamo avuto 10 minuti di calo che anche durante una partita è normale, poi diciamo per ingenuità di Roma siamo rimasti in 10, dove di nuovo squadra è stata giusta, ha tenuto, ha avuto buone ripartenze, poi, cioè, veramente pochi riproveri, tante cose che mi sono piaciute, passi in avanti sicuramente. Questo è a proposito di Romero, si è squalificato, punta il vantaggio su Lopez o sceglierà lui? Oggi li provo, penso che cioè, ci sono pro e contro tra uno e l'altro, adesso vedo allenamento, ci penso ancora. Lei aveva già detto che poi ci vedrà come fare le valutazioni, ma gli eventuali cambiamenti saranno legati al discorso che si potrà fare la settimana o a come li vede, cioè quello che vede più stanco diceva oggi lo faccio riposare? Oppure pensa anche... Sì, sì, c'è anche, devo pensare tipo a giocatori magari che fanno più fatica a recuperare, là, però come ho detto contro Udinese mi hanno dato risposte molto positive. Ha analizzato la coppia di voi tutto come si fa? Bravi, perché lavorano anche bene in coppia, cioè non lavorano solo individualmente là, e poi dentro l'area di rigore sono veramente devastanti, ci si muovono bene tutte e due, il Cutrone magari con più furbizia, invece Guain con più tecnica. Hanno giocato meglio, ci hanno fatto una grande partita, anche il derby hanno fatto giusto, diciamo, che hanno perso l'ultimo momento che magari psicologicamente un po' disturbato, dove non hanno fatto bene il Betis, però prima guardando il Milan ha fatto sempre prestazioni importanti. Trovo Gattuso, un anno e mezzo fa Gattuso disse, si parlava di una possibile, avrebbe Gattuso, il Genoa non ha bisogno di niente perché c'è un grandissimo allenatore che è Ivan Juric, c'è grande stima quindi. No, è amico, cioè si fanno questi favori tra amici, no, ci conosciamo e non so, mi fa piacere quando uno ha una opinione positiva su di te, io posso dire che secondo me Gattuso ha sorpreso a tutti un po',
come ha fatto giocare fino adesso Milan a livello tecnico, no? A livello di impostazione delle partite, penso che rispetto a quello che sapevamo di lui ha fatto grandi passi in avanti. No, come ho detto, cioè, con rispettive squadre poi cerchi di fare meglio con la rosa che hai, però lui che questo anno che ci ha sorpreso un po' tutti, che il Milan gioca bene, no? Gioca da dietro, gioca, costruisce il gioco, non è solo, no, aggressività basta, ma gioca un calcio piacevole. Chiedo invece sul centrocampo, no? Abbiamo visto che Santos ha sostituito da Mazzitelli, volevo chiedere di Mazzitelli lo vede in quella posizione lì più mezzala, e invece come sta anche Rosso, se già magari tra i Milan e Inter possiamo vedere in campo. Mazzitelli può fare sia uno sia altro, penso che l'ideale per lui sarebbe il 2, però può fare sia mezzala sia play. Veloso, cioè quando hai un giocatore che si allena sempre bene, non ha mai giocato, è sempre un po' incognita per tutti, no? Perché non ha fatto le partite, però comincia a stare molto meglio rispetto a quando sono arrivati. Ecco, quello che ha subito più nel caso di lei è Bessa, no? Che sembra veramente un giocatore diverso da quello che abbiamo visto. Ci sono secondo lei altri ragazzi che magari, come ha detto di Bessa, non sanno quanto sono forti, ci possono sorprendere, questo genere c'è forte, no? Io penso che noi, cioè, che sono base di lavoro, cioè, molto interessante dal mio punto di vista, che passa tra la crescita individuale sicuramente di vari giocatori, non solo Bessa ma di vari, e di gruppo, no, totale, però un margine di miglioramento, cioè, notevoli, che per un allenatore è stuzzicante lavorare. L'ultima cosa che vi chiedo, se anche in attacco ci potrà essere qualche spazio per Pandev o qualcuno che sembra recuperare in queste due partite. Sinceramente devo vedere oggi altri due che mi sono piaciuti tanto l'altro giorno, al di là di non aver fatto gol, ma hanno fatto una partita importante, di collaborazione, di attacco, di tutto, vedo come stanno oggi a base di fare. Fortuna, o se qualcuno pensa che uno segna tutte le partite, cioè, mi sembra una polemica proprio ridicola, non per fare così, no? Penso che ha fatto una prestazione molto importante a livello di gioco, di tutto quanto. Penso che è stato in tante mezze occasioni dove poteva non fare meglio, però dove magari non è arrivata a palla era il momento giusto. Mi è piaciuto tanto, poi un attaccante normale che non fa gol sempre ogni partita, però, cioè, io lo vedo bene. Continuerà a farlo, dice, lo vedi? Ma no, cioè, io lo vedo bene, l'ho visto bene sia contro Juve sia questa. Attaccante è normale che, cioè, ci sono momenti che tocchi una palla fa i gol, altre volte che è un po' di meno, però è un giocatore che sta bene. Una domanda ancora, volevo chiedere, si è parlato anche dei due serie, Ferreira e Lazic, che hanno comunque fatto una partita per me, quando possono il pallone, quando hanno spazio. Quindi quanto è stata importante, quanto sarà importante domani una prestazione analoga da parte di Lazic e di Pereira, e quanto ha visto cresciuto in questo Bielaschi, perché ha fatto due o tre discese contro il Udinese che sono state veramente straripanti e sono state una spina nel fianco, perché da un'azione simile ha partito anche il lancio che poi ha portato al calcio di rigore. Pereira. Però cioè, no, quando giochi a tre è così, no? Cioè, i giocatori che sono i terzi diventano centrocampisti aggiunti, è importante che si propongono sempre con giusto equilibrio, ma che si propongono e che li dai poi soluzione, che hanno soluzioni in avanti. Noi con due attaccanti comunque, per questo mi sono piaciuti tanto, che hanno dato veramente tanta opzione magari a Criscito, a Bielaschi, a attaccare subito. Mi è piaciuto il fatto che trovavamo superiorità da dietro e poi attaccavamo magari rispetto al passato direttamente, e avevamo però preparate soluzioni, eravamo molto molto pericolosi. Questo che mi è piaciuto, sia Criscito
il suo modo ancora più tecnico, sia Bidas che hanno fatto molto meglio. Oggi ha detto la stessa frase che ha detto con la Juve, no? Ti possiamo fare male. Con la partita con la Juve, però immagino che quando prima ti ha dato qualcosa di importante. Allora questo poter fare male, ora avete tre partite difficilissime, ma poter fare male così grandi, quanto può essere importante che fargli male e vincere una di queste, anche a livello psicologico, anche se è una missione difficilissima. Sarebbe eccezionale, cioè il calendario è veramente, cioè affrontare il calendario così non è facile, perché comunque devi preparare partite, devi magari lavorare un po' più su, quando prepari grande, no? Sulle altre cose che sul attacco, su là, però penso che veramente abbiamo qualità di fare male a qualsiasi squadra, cioè sono proprio convinto che con cose fatte bene, che anche ti gira un po' bene, però noi possiamo fare male. Sì, non ti preoccupare. Gli infortunati, c'è qualche recupero, Favilli come sta? No, Favilli è fuori, cioè che fa recupero, non lo so. Cioè non lo so, fa recupero, non è com'è, Spoli continua con il suo recupero. Cioè, altri ci sono tutti o? Altri, Marchetti che è infortunato. Posto? Grazie a voi. Grazie.